L'insperato è accaduto. L'ospedale di Castellaneta, a rischio declassamento, è diventato unico presidio ospedaliero di primo livello della provincia di Taranto, mantenendo saldi non solo punto nascita e reparti di ostetricia e pediatria, ma in più sancendo definitivamente il diritto a vedersi attivare la rianimazione. La notizia ha fatto in pochi minuti il giro delle pagine Facebook nella tarda serata di ieri, scatenando gioia e soddisfazione tra chi la battaglia in difesa dell'ospedale la sta portando avanti da dicembre. In mattinata i sindaci del versante occidentale della provincia ionica si sono riuniti nuovamente in ospedale per annunciare quello che da tutti è stato definito un risultato di squadra, che non sarebbe stato possibile raggiungere senza l'aiuto e il supporto di associazioni, comitati e semplici cittadini. Noi eravamo i più deboli politicamente, ma i miei colleghi sindaci hanno dato una grande dimostrazione di attaccamento al territorio, ha dichiarato il sindaco Gugliotti, che nel suo intervento ha avuto parole di gratitudine per quanto svolto anche dall'associazione Echeo, dall'associazione di Basilio Solazzo e dalla giunta di Emiliano. Il presidente della regione ha voluto veramente vederci chiaro fino in fondo, non facendosi condizionare, e questo non possiamo che apprezzarlo, ha continuato Gugliotti, che in chiusura del suo intervento ha definito quella appena vinta come la madre di tutte le battaglie che da oggi in poi seguiranno e che vedranno altri interlocutori come la dirigenza ASL. Considerazioni condivise anche dal sindaco di Palagianello La Balestra, che definendo quello di oggi come un punto di partenza ha affermato quella che è stata e continuerà ad essere la posizione portata avanti: metterci la faccia e collaborare per potenziare l'ospedale. E poi l'intervento del sindaco di Laterza Lopane, che ha sottolineato come accanto al senso di soddisfazione per una sfida vinta grazie ai comitati cittadini, senza i quali nulla sarebbe stato possibile, ci sia ora un forte senso di responsabilità. Soddisfazione, perché comunque è stata una bella sfida, una bella battaglia, e quando arrivano le vittorie sono ancora più gratificanti. Ma tralasciando questo discorso, noi stamattina siamo qui perché c'è bisogno di lavorare. Ho detto prima che una delle prime cose sarà convocare un tavolo con l'ASL di Taranto, perché bisognerà lavorare molto, bisognerà fare in modo che quello che è in atti, il piano di riordino, quello che è previsto per questo ospedale, diventi al 100% realtà. Io credo che qui ci siano tutte le condizioni, lo abbiamo detto fino all'inverosimile al presidente Emiliano, che ringrazio sinceramente, perché come dicevo, questa mi sembrava una battaglia fra dei piccoli Davide e dei giganti, dei Golia. Però devo dire che il presidente ha mostrato grande sensibilità. Alla fine il riconoscimento per averlo convinto è significativo, ma come dicevo, oggi bisogna lavorare con quell'attaccamento alla maglia, con quel senso di squadra che c'è stato in questi giorni, al di là delle polemiche, al di là della ricerca di responsabilità. Ma oggi il tavolo deve portare a un cronoprogramma preciso, deve portare a delle risorse che devono essere tangibili, alcune devono essere riportate in questo territorio, perché abbiamo subito anche degli scippi davvero inqualificabili negli ultimi anni, ma soprattutto quel senso, come vi dicevo, di attaccamento alla maglia deve emergere, a partire dai sindaci, mi metto in prima persona, ma personale medico, il management di questo ospedale e anche le comunità che devono sentire intorno a questo ospedale davvero la risposta a quella richiesta di salute e di benessere che questo ospedale può dare. Nelle vesti di primo cittadino della vicina Palagiano, ma soprattutto di medico del pronto soccorso, Antonio Tarasco ha illustrato le sfide che attendono ora l'ospedale di Castellaneta. È importante che l'ospedale di Castellaneta, riconosciuto in quello che è un piano di riordino della rete sanitaria e della rete ospedaliera, che adesso acquisti quella posizione riconosciuta a livello regionale e a livello politico, che acquisti il livello di qualità, di efficienza, di garanzia sulla salute, perché era quello poi il punto fondamentale: difendere la salute dei cittadini del territorio, difendere un futuro che altrimenti sarebbe stato probabilmente compromesso. Però nonostante tutto abbiamo fatto in modo, riconosciamo a tutti l'impegno che hanno messo a livello della provincia, della regione, cerchiamo di fare in modo che quelle che sono le possibilità, le potenzialità dell'ospedale vengano messe, raggiungano il bersaglio e il risultato sperato, che non dipende solamente dalla buona volontà degli operatori, di personale medico e paramedico. Ci deve essere la parte politica, ci deve essere il sostegno e il potenziamento grazie a finanziamenti, a quello che
ci si preoccuperà di fare per fare in modo che un ospedale di primo livello sia veramente tale e garantisca l'ambiente, il territorio, l'occupazione e la salute di tutto il bacino. Il riconoscimento da parte della Regione Puglia del valore dell'ospedale di Castellaneta significa conferma e soddisfazione per chi la battaglia a difesa del presidio ospedaliero della Terra delle Gravine, così come è stato ribattezzato oggi, la sta portando avanti da tempo, come Basilio Solazzo, che ha commentato con parole puntuali e concrete il traguardo raggiunto da Castellaneta. Adesso questo ospedale sta nelle mani degli operatori per quelli che saranno i futuri adempimenti, per quello che sarà il futuro di questo ospedale, che ho sempre detto e sostenuto che, e abbiamo sostenuto come comitato, che è un ospedale di frontiera, un ospedale che dista chilometri che non sono compatibili per quelle che possono essere quelle procedure di protocollo per la cardiologia e quant'altro. L'invito è rivolto principalmente appunto agli operatori di questo ospedale, dai medici agli infermieri, agli servienti e a tutti. La prima cosa che ho scritto al presidente Emiliano dopo aver ricevuto questa notizia, ho detto che concordo con lui, con le dichiarazioni che ha rilasciato alla stampa, che chi non rispetterà e non farà svolgere appieno quello che è un ruolo di primo livello di un ospedale, è giusto che ne paghi le conseguenze. Ecco perché sta a noi cittadini come comitati non abbassare la guardia, essere vigili, perché la salute, come ho sempre detto, come sempre abbiamo sostenuto, è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, e quindi noi vigileremo oggi più di ieri.